Devo dire alcune cose, intanto mi presento, sono Gene Gnocchi e sono l'unico comico italiano che fa parte di un movimento internazionale di comici che si chiama The Men Who Make Comics, because make comics is better than work in miniera. Il Green Pass, poi il Green Pass, soprattutto il Green Pass, tutte le difficoltà legate al Green Pass. Sono andato a casa, trovo un ladro a casa mia. Quando tu trovi un ladro a casa tua, cosa fai? La prima cosa che ho fatto, un ladro a casa mia, gli provo la temperatura. Mi ha fatto vedere il Green Pass, mi ha detto, guardi che io sono sul luogo di lavoro. Ho dovuto lasciarlo finire. Fatta. Voi direte, che cos'è la cosa buona che ha fatto la pandemia? La pandemia, signori miei, ha impedito per due estati consecutive l'arrivo in Italia dei cantanti spagnoli. C'era gente che è sorda, sorda, con difetti d'udito, che non si faceva mettere l'apparecchio dell'amplifon perché non voleva sentire i cantanti spagnoli. Io ho parlato con Greta Thunberg e Greta Thunberg mi ha detto che lei non è preoccupata per il riscaldamento globale, perché potrebbero estinguersi i pinguini, lo scioglimento dei ghiacci. No, signore, lei è preoccupata perché con il riscaldamento globale noi avremmo i cantanti spagnoli tutto l'anno. Io ho parlato con Piero Angela e gli ho chiesto, ma da dove discendono i cantanti spagnoli? E Piero Angela mi ha detto che analizzando la stella di Rosetta si evince che i cantanti spagnoli discendono tutti da un unico capostipite, Mosè, Miguel Mosè. L'altra cosa che è importante da dire è che è chiaro che una serata di questo genere è stata resa possibile grazie all'aiuto di alcuni esercizi commerciali, alcune aziende, alcune ditte che hanno reso possibile lo svolgimento. Sto parlando, l'avete già capito, di sponsor. Allora, sono praticamente 3.000 aziende che hanno dato un euro e 5.000 aziende che hanno dato 50 centesimi. Io adesso, se avete pazienza, devo dirle tutte. Okay. Chiedo a voi, cominciamo con quelle da un euro o con quelle da mezzo euro?